Buona serata a tutti, cari amici, in questa seconda domenica di aprile, quindi una settimana dopo la Pasqua, ma che rimaniamo comunque in periodo di risurrezione, ricordiamo, per 50 giorni. Alle 18:45 circa, appunto, di oggi, con questo video volevo fare un po' ritorno dopo un paio di giorni di assenza su YouTube, diciamo, farci un po' di compagnia per chi vorrà poi guardare il video, dicendo che bene, e cosa possiamo dire? Innanzitutto, partendo un po' dal clima atmosferico, insomma, giornate abbastanza differenti, si alterna un po' sole, vento, insomma, oggi nuvole che magari non hanno un presagio di pioggia, per fortuna. Io proprio 2 giorni fa ho comprato, consigliato anche da un mio amico, i primi 2 libri della serie, numerosa abbastanza, di Harry Potter, quindi il primo, La pietra filosofale, il secondo, La camera dei segreti. Ovviamente sto andando in ordine cronologico, sto leggendo Harry Potter, la pietra filosofale, ho letto già l'anteprima prefazione, possiamo dire così, capitolo 1, oggi capitolo 2, ma penso di mettere in pausa un pochino per evitare magari di perdere l'entusiasmo della lettura. Certo, Harry Potter ovviamente ha fatto comunque la storia, che siano i film o i libri, insomma, una cosa veramente molto, molto bella, come anche altre serie, che siano film o di libri, tipo Il Signore degli Anelli, ce n'è anche un'altra famosa, io l'avevo anche cercato, ora non mi viene in mente. Quindi, insomma, un bel giro questa mattina, un paio di orette fuori, aria buona almeno. Certo, insomma, abbiamo sempre questo nemico qui della pandemia, però anche se, insomma, detto francamente, cari amici, sì, zona rossa, quello che sia, ma insomma, alla fine, al mattino, ecco appunto la domenica, il giro giro, un po' tutti quanti lo si fa, quindi insomma, poi abbiamo avuto anche Pasqua e Pasquetta, un po' tostarella, per il fatto i controlli di qui, di lì. Bene, che dire, ora passiamo un po', sapete, al pianoforte, lo sport. Iniziamo da questioni nazionali. Beh, sapete, io sono tifoso milanista, insomma, ieri sì abbiamo vinto, poi questo caso di Maresca, Ibrahimovic, insomma, ancora una volta Maresca rompe le scatolette. Vediamo cosa deciderà il giudice sportivo, anche se secondo me dovrebbe essere relegato Maresca almeno alla Serie B fino alla fine della stagione. Oggi quindi le altre concorrenti hanno vinto. Ora, se non mi sbaglio, cioè stanno giocando in questo momento la Roma, mi pare. Ma non mi ricordo se la Roma, comunque sta giocando qualcuno in questo momento. Poi questa sera invece, sempre a livello nazionale, che è un po' diventa nostrano, diciamo, il basket, la Lega di basket, super, super posticipo, prima contro seconda tra Epicasa Brindisi e Olimpia Milano.
su Rai Sport più HD, Rai Sport canale 57-58 del digitale terrestre. Non perdetevi, non perdiamoci questa partita perché chissà che Brindisi non possa concludere la stagione al primo posto e quindi avere magari una prima sfida di playoff almeno sulla carta, ma poi sul concreto non si sa mai. E anche perché mancano poche giornate alla fine della regular season, quindi staremo a vedere. E a proposito di Olimpia Milano, che finalmente dopo tanti e tanti anni è riuscito a passare alla fase successiva dell'Eurolega, speriamo in bene. Io penso che ce la metterà tutta magari per arrivare a una possibile Final Four. Speriamo, incrociamo le dita. Invece, Nostrano sta giocando ora l'Adriatica Volley-Trani, rimasto che era su un set pari. Primo set credo vinto dal Crotone, secondo pareggiato dalle Tranesi. Oggi ha ripreso, anche se pur insomma, tantissimi dubbi a riguardo, penso non solo io, la Vigor Trani Calcio, che ha vinto in casa del Real City per il campionato di eccellenza pugliese. Non so se giocava anche la femminile, la Puglia, può darsi. E poi volevo concludere per arrivare così ai 10 minuti. Ah, la WWE finalmente uno show con il pubblico. Parliamo ovviamente di Raw e SmackDown, ma parliamo soprattutto di WrestleMania 37, anno 2021 ovviamente. Che dire? Ho visto un po' quanto è accaduto nella prima serata, anche se è stato un po' frastornato da pioggia per almeno mezz'ora. Avevo letto anche nell'ora di pranzo che si prevedono, purtroppo anche nella serata di oggi a Tampa in Florida, addirittura temporale, quindi speriamo che tutto possa svolgersi al meglio, anche perché volevo dire, la gente aspettate davvero così tanto, tantissimo per tornare a guardare del bel wrestling dal vivo. Poi ovviamente, insomma, Vince McMahon che ha dato il benvenuto nuovamente al WWE Universe, Bobby Lashley e Drew McIntyre che hanno aperto la serata, difesa con successo titolata da parte di Bobby Lashley. Leggevo prima di cominciare a registrare questo video, chissà che non possa ritornare Brock Lesnar, speriamo, lo spero vivamente. E delle altre note positive possiamo dire della prima serata una grandissima prestazione di Bad Bunny, famoso rapper a stella e strisce americano. La vittoria nel match che ha chiuso la prima serata di Bianca Belair, la sua prima sfida titolata WrestleMania, vince il titolo. Complimenti vivissimi e straordinari a Bianca Belair. Sasha Banks ha anche bellissima capigliatura, trucco, tutto. Quindi, che altro dire? Cesaro finalmente suo WrestleMania moment batte Seth Rollins. Omos e AJ Styles che hanno conquistato le cinture di coppia di Raw. Tamina e Natale questa sera nella seconda serata affronteranno Nia Jax e Shayna Baszler per le cinture di coppia femminili. Shane McMahon che ovviamente è andato in spappola contro un Braun Strowman davvero ferocissimo. Ovviamente WrestleMania preceduta poi dalla puntata pre-registrata però di SmackDown, denominata, se non ricordo male, Special WrestleMania Edition SmackDown, con la Battle Royale in memoria di Andre the Giant vinta da Jey Uso, la difesa con successo titolata da parte dei campioni di coppia dello show del venerdì sera
di Dolph Ziggler e Robert Roode. Non dimentichiamoci, l'ho letto questa mattina. Finalmente uscirà un nuovo capitolo della serie WWE 2K, ovviamente anno 2K22, magari si pensa, credo, nell'autunno di quest'anno. Spot realizzati in maniera promozionale da Rey Mysterio, e questo mi ha fatto anche un po' pensare, infatti ho detto anche a mio padre, caro John, se vi ricordate, chissà se Ray o lui un titolo singolo insieme a Dominic, figlio suo in chiave narrativa, ma figlio vero del compianto Eddie Guerrero, grande leggenda di Guerrero, possano vincere magari i titoli di coppia. Chissà, SmackDown o Raw, anche perché appunto sempre, non lo sappiamo, ma chissà se imminente o tra un paio di mesi un nuovo rimescolamento di carte, e quindi magari chissà Raw passa a SmackDown, chissà SmackDown passa a Raw. E poi, e ora chiudo davvero, tra mercoledì e giovedì c'è stato il primo storico takeover in due serate di NXT, e poi la puntata speciale anche di NXT Gran Bretagna Prelude. Da notare, anche se ovviamente NXT UK pre-registrato, sicuramente qualche settimana prima. Allora, takeover, primo storico pay per view di NXT in due serate, davvero molto molto bello. Karrion Kross, nuovo massimo campione, come anche Raquel Gonzalez, nuova massima campionessa femminile. E chissà, si intravede un passaggio imminente di Yoshirai, magari, io direi a questo punto, a SmackDown, visto che a Raw c'è la sua compagna di nazionalità nipponica, Asuka, che ricordiamo nella seconda serata di WrestleMania sarà chiamata a difendere la cintura di Raw contro Rhea Ripley. E chissà se Rhea Ripley possa fare come Bianca Belair, conquistare il suo primo match titolato a WrestleMania la cintura. Poi vediamo, vediamo. Allora, cinture femminili di NXT che sono rimaste a Shotzi e a Ember Moon. Johnny Gargano che ha battuto Bronson Reed, che nella prima sera aveva vinto il Gauntlet Match. Ah, poi straordinario, strepitoso, e aggiungerei anche altri aggettivi super, superlativi, sfidance senza sanzioni da Adam Cole e Kyle O'Reilly, vinte da Kyle O'Reilly, contesa, insomma, molto, molto lunga, una quarantina di minuti addirittura, e quindi, insomma. Adesso bisognerà capire, anche perché NXT da questa settimana, che inizia domani, dal mercoledì passa a martedì, quindi finisce la cosiddetta guerra degli ascolti con la All Elite, che aveva un po', tra virgolette, disintegrato la stessa WWE con NXT, meno male, direi io. E meno male che a questo punto non c'è neanche la concorrenza con Impact, che ha trasportato il suo show dal martedì al giovedì sera. Quindi a questo punto, diciamo, show abbastanza ben bilanciati in WWE: lunedì Raw, martedì NXT, giovedì NXT UK, venerdì SmackDown, venerdì 205 Live, eccetera, eccetera. Bene, quindi io mi gusto tra qualche oretta Brindisi Milano, speriamo una vittoria di Brindisi. Ah sì, e ora con questo concludo veramente dal tutto. Sonego vince il suo secondo trofeo, il primo come si dice, in un torneo sulla terra, ha battuto il Ger 2-1, meno male, quindi un po' ci rifacciamo rispetto alla
La sconfitta di Sinner di domenica scorsa nel Master 1000 di Miami, e quindi bene, che altro a questo punto aggiungere? Fine settimana prossimo, MotoGP, Formula 1 a Imola alle 15, il Gran Premio su Sky Sport Formula 1. MotoGP a Portogallo, a Portimão, credo il ritorno in vista di Marquez, quindi meglio di così non ci può andare. Va bene, io vi ringrazio, vi auguro buona serata, noi ci vediamo alla prossima, ciao!